sono contento oggi di essere qui a Terni perché diciamo, la patria del mio coach, di Claudio Guazzaroni, abbiamo organizzato questa cosa qua. Se possiamo dare speranze e sogni a questi ragazzi qua, a questi giovani, e siamo orgogliosi di essere italiani. Quest'estate l'abbiamo dimostrato a Tokyo, abbiamo fatto una grande impresa, io insieme a Claudio, ma insieme a tutto lo staff, insieme a tutta la nostra federazione. Abbiamo lavorato tanto per questo risultato, l'abbiamo ottenuto e siamo veramente felici. Se possiamo diffondere e far conoscere il nostro sport sempre di più, senza, perché poi sai, la scia olimpica bene, però non dobbiamo farlo dimenticare, quindi dobbiamo sempre sponsorizzarlo e farlo conoscere, perché è uno sport meraviglioso. Noi abbiamo ottenuto insieme a Claudio il risultato massimo, l'oro olimpico, che è una cosa che sognavamo da sempre, e adesso vogliamo portarlo in giro per l'Italia, se non per il mondo, quindi sono contento di essere qua oggi. La tua storia è una storia davvero di sacrificio, di lotta, che ricordo hai dei tuoi 14, 15, 16 anni. No, ma guarda, il sacrificio c'è, ma come in tutti i campi, nella vita normale c'è il sacrificio per raggiungere gli obiettivi, nello sport è pure così. Io ho avuto la fortuna di essere guidato da papà all'inizio e poi ho conosciuto Claudio che mi segue da 21 anni, dalla mia, da sempre, dalle giovanili ad ora, e quindi ho avuto degli esempi fondamentali e importanti per questo percorso che non è affatto semplice, quindi sono i sacrifici, ma sono orgoglioso di averli fatti perché senza sacrifici e senza fare delle scelte nella vita non si ottengono i risultati, quindi per me è un grande piacere essere arrivato dove sono arrivato. In realtà nasce che da piccolo sognavo questo, non avevo nella mia vita, non ho avuto mai un piano B, avevo solo il piano A, che era quello di diventare un campione in questo sport, dovevo diventare il numero uno. Le Olimpiadi le sognavo sempre, però era un sogno un po', un sogno fantasma, perché non eravamo sport olimpici. E quando lo siamo diventati, io comunque avevo 30 anni e quindi sapevo che era molto più difficile, perché la qualifica è stata molto più difficile rispetto pure alla gara in sé, perché sono stati 2 anni e mezzo di competizioni in tutto il mondo, fra fusi orari, fra non riposi, ottenere sempre punti per qualificarsi, che noi eravamo i primi 4 della ranking mondiale ad andare alle Olimpiadi, è stato difficilissimo. Però ripeto ancora che poi, seguito da questo grande staff che ho attorno, no? Dal direttore tecnico Claudio, il team manager, lo staff sanitario, tutte queste persone qua, poi il karate è uno sport individuale, ma alla fine c'è stato un grande team dietro che mi ha aiutato a ottenere questo risultato qua, quindi ne sono sempre grato. Senti, qual è il messaggio principale che vuoi lanciare, come immagino hai già fatto per altre parti d'Italia, agli studenti di Terni stamattina? No, il messaggio principale è quello di fargli capire che tutti possiamo arrivare a realizzare i nostri sogni. Io, come dicevo da piccolo, ero tutt'altro che un atleta perché ero bello in carne, come sto dicendo, però se volevo tanto questa cosa qua e l'ho ottenuta. Quindi il messaggio di ripeto è quello di speranza e di sogno, che dopo anche questo periodo di pandemia un po' i giovani hanno accusato molto questa cosa qua, sembra tutto un po' irrealizzabile. E invece non è vero, noi con le restrizioni molto drastiche, anche a Tokyo, ogni giorno tampone, ogni giorno stare nelle massime restrizioni, comunque se vuoi una cosa la ottieni. Anche gli allenamenti sono stati molto difficili, siamo di qua a Terni, chiusi in un hotel, senza uscire, è stato molto difficile, però noi avevamo un obiettivo e l'abbiamo raggiunto, quindi questo è il messaggio che voglio far arrivare ai giovani. Anche l'attenzione fuori orari, no? Fuori allenamenti, no? Fare attenzione anche ai contatti e anche nel privato, anche questo, no? Tutto, è stato tutto, se ci pensi a raccontarlo è stato tutto difficile, anche lì a Tokyo avevamo gli amici dell'atletica che vincevano le medaglie, non si potevano abbracciare, perché noi dovevamo gareggiare, quindi sai, saltare in Olimpiade per un Covid, come è successo a una ragazza della Russia, ed era lì e se n'è andata a casa perché era positiva al Covid, quindi è stato tutto difficile, però poi è sfociato in una grande gioia, fortunatamente ce la siamo meritata. E da questo sogno è cambiata la tua vita in qualche modo? Guarda, sì, ma diciamo è cambiata, ma non sono alla ricerca di fama o successo, non voglio fare l'attore. È cambiata nel senso che sto andando in giro, molto in giro, perché io adesso ho questo obiettivo. Siccome il karate mi ha dato tanto, io voglio dare al karate e lo voglio far conoscere. Voglio far conoscere la mia storia, la storia di Claudio, la storia di tutta l'Italia, la storia del karate, perché è uno sport che ha avuto sempre poco riconoscimento. E adesso io lo so che sono il testimonial per portare questo sport in giro per l'Italia. E se devo fare televisione, ospedali o qualcosa come sto facendo adesso, infatti un po' allenato con gli allenamenti, perché ho questo obiettivo qua. Il prossimo anno riprendo tranquillamente la mia vita, mi alleno, inizio a fare le gare tranquillamente, però voglio che il karate venga riconosciuto per quello che Senti, ma c'è, ah, benissimo. è.
un attimo, perché io gli faccio una polina anch'io. E... Pesante. Ma dove sta? Ci dormi pure? No, ci ho dormito parecchio.